Professore, gli vuole dire qualcosa alla Barbara che si sta dondoliando, no, sul suo sofà? Professore? Buongiorno, aspettate un momento, mi state aggiustando i pantaloni. Mi ero scedato tutta la camicia, sono nello scandinato. Sto aggiustando negli scaffali le bottiglie della salsa che ha fatto mia moglie lo scorso anno. E sono con i sono con i pantaloni scesi in mano. Buongiorno. Signora Barbara, abbiate pazienza. Che è successo sul divano? Mi siete mancato, sa? Non vedevo l'ora di poterla riascoltare in questo momento così emozionante. Lei non ha idea di quanto la sua voce mi procuri turbamento. Non ho capito, signora, mi scusi. Vuole ripetere, per favore? La sua voce mi procura un certo turbamento. Bene, signora Barbara, allora in questo periodo io le posso dire che se lei dovesse avere bisogno sul divano, se si dovesse involverare, io vengo e la batto col battipanno sul divano. Ecco, la faccio una spolverata. O batte il divano? Mi scusi. Quello che troviamo davanti battiamo, facciamo una spolveratina a tutto campo, signora Barbara. Ecco, della serie facciamo. Togliamo anche le ragnatele nel caso togliamo il coronavirus avesse contribuito. Togliamo le ragnatele, togliamo la polvere, togliamo il virus, togliamo tutto quello che c'è da togliere, signora Barbara. Perché noi siamo specializzati anche nella disinfestazione e teniamo le pompe proprio che pompano disinfettando a tutta carica, signora Barbara. Cioè, professore, quindi, lei lavora da Zoccolan? No, io non prendo compensi, non appartengo a quella categoria lì. Lo faccio per la signora che è un'amica, una persona indegerrima e per bene, ma non mi deve niente. Gli do una spolveratina e una disinfestazione a gratus. Quindi, cara Barbara, non c'è bisogno della Barbara D'Urso che ci insegna come togliere la mascherina e come mettere la mascherina senza le mani. Abbiamo il professore. Mi scusi. Caspita. Professore, io aspetto un suo tutorial, una guida su Instagram, su Facebook, dove vedere come possiamo apprendere da lei tutta questa sapienza, tutta questa conoscenza. Ma guardi, signora, io non sono tecnologicamente avanzato, però le posso dire che noi siamo in grado di fare una spolverata da sotto a sopra, ai lati e intorno. Guardi, io l'aspetto a braccia aperte, proprio sono qui, tutto un fremito sul mio sofà, non vedo l'ora che venga a trovarmi. Barbara, guardi, gli si è riaddrizzata la scopa dietro di lei, Dice? Sì. Ma forse è colpa della Dada, è passata lei prima, ha sentito la voce del professore, ha avuto un attimo anche lei di fremito, così, un sussunto. No, a proposito di scope, noi ci siamo dotati in questo momento, grazie anche alle tariffe che l'Enel ci ha voluto rimodulare, ci siamo anche dotati di scopatori elettrici. E cioè attaccamo e non ci fermiamo mai, 24 ore su 24, signora, ecco. Cioè, tipo sex toys, diciamo? Non ho capito, signora, che cosa intende. È meglio, perché sennò, sa, dopo qua la mia ebollizione cresce, quindi è meglio che non abbia capito, come non detto, torno nel mio sofà. No, signora, allora lei deve sapere che noi non andiamo per vibrazioni, ma andiamo praticamente per movimenti, quindi andiamo avanti e dietro, andiamo su e giù, certamente poi ci decidiamo o dentro o fuori gli appartamenti, ecco. Vabbè, che belle cose, Vito! Io direi che è preferibile terminarla qui, la telefonata con il professore, perché ci stiamo avviando in un campo molto scivoloso. Io approfitto di questa autopromozione, perché mia moglie stamattina mi ha mandato, come vi dicevo, nello scandinato ad aggiustare le cose, quindi ho fatto una serie di sperimentazioni, quindi ho tolto la polvere,
so giù davanti e dietro per gli scaffali, voi sapete com'è, uno scandinato ha bisogno di essere messo in ordine, mo già passano un po' lo straccio per terra, perché sennò con tutto quello che è caduto, la signora Barbara ricorderà la scorsa settimana, c'è il pericolo che può sciogliere, e come sciogliere io, lo dicevo già la scorsa settimana, non ci può nessuno, quindi è un'autopromozione in quanto a pulizie e disinvestazioni del coronavirus. È stata lì un'altra quindicina di giorni a casa, perché non vi fa male, lo stiamo debellando. Poi viene il professore casa per casa e vi viene, come dire, a controllare, venga a controllare la va, faccio una visita in toto, da sotto a sopra, ecco. Va bene. E allora, caro professore, noi la salutiamo, la lasciamo ai suoi impegni da scandinato e ci risentiamo la prossima settimana. Tanti saluti, signora Barbara, i miei ossequi, naturalmente. A presto, caro professore, non vedo l'ora di risentirla. Arrivederci, signora, arrivederci. Arrivederci, professore, arrivederci. Ora saluti pure a voi.